A me la squadra complessivamente è piaciuta, tranne alcuni momenti sul 3-2, in cui c'è stato qualche minuto, in cui qualche periodo in cui potevamo fare meglio, gestire meglio la palla, poi invece l'abbiamo fatto, ma questo è un problema anche emozionale che può appartenere ai momenti emotivi della gara. Ciò che non mi è piaciuto, i due gol che abbiamo preso, potevamo fare meglio, non è che abbiamo lasciato occasione o Sorrentino ha fatto chissà quali parate, però su una rimessa laterale siamo stati ingenui, poi anche nell'azione del secondo gol potevamo chiudere prima. È nato un equivoco fra Zappella e De Risio, il quale De Risio era ammonito, però poi complessivamente la squadra bene, ha fatto bene. Anche le prestazioni individuali sono state importanti. Rauti, Ferrari, De Risio, un po' tutti. Abbiamo sopperito anche all'episodio di Drudi, insomma alla sostituzione forzata, ci siamo un po' adattati. Abbiamo fatto una buona partita. Lo avevo già visto in questi 15 giorni che dal punto di vista fisico stiamo bene perché abbiamo fatto un buon lavoro. Andiamo avanti, resettiamo, analizziamo gli errori che abbiamo commesso e cerchiamo di migliorare la parte positiva, perché diciamo che oggi è stata predominante, però bisogna lavorare anche sugli errori. Mister, se diciamo, vediamo l'altro 90 minuti, insomma, se si volesse dire qualcosa di un po' meno positivo della squadra, due cose in particolare. Primo, insomma, come le diceva pure lei, due gol presi anche in circostanza un po' così, insomma. E poi le tante occasioni mancate dalla squadra anche nel secondo tempo, cioè siete tornati, state tornando a proporre molto, moltissimo in attacco, però si sbaglia ancora parecchio. E poi le partite si riescono o non si A riescono più. volte sì, è vero, a volte capita, non è che si fa apposta a sbagliare la conclusione o a vedersela rimpallata o impallata all'ultimo momento, o magari a sbagliare la scelta, ce dobbiamo migliorare, ma basta essere un po' più lucidi e meno frenetici in alcune situazioni, a volte anche meno individualisti, perché è stata una situazione. Faccio un esempio di Ferrari che ha calciato a volo da posizione non facile, bastava controllare quella palla, eravamo in area di rigore 3 contro 2 o 4 contro 3 perché avevamo invaso l'area di rigore, quindi le scelte finali dei gol ho già parlato, però complessivamente sul piano difensivo e sul piano dell'interdizione siamo stati solidi. È chiaro che se ci metti degli episodi così ed episodi in cui non chiudi definitivamente la partita rischi di tenerla in bilico, però obiettivamente abbiamo fatto una buona gara. Questa, ho visto una squadra più compatta. Ma lo so, Dall'alto, più compatta, cioè, ho detto prima, adesso. le linee erano più vicine. Ma guardi che tatticamente noi abbiamo fatto sempre le stesse cose, anche prima, poi dopo è sempre l'interpretazione. È chiaro che un giocatore come De Risio, che non è certamente un giocatore indispensabile, perché ci sono anche altri giocatori in questo gruppo importanti. Quando si alzano il livello delle prestazioni individuali, ma la squadra ha sempre cercato di giocare da squadra, anche prima quando non abbiamo fatto punti, insomma, andiamo avanti, penso che possiamo fare ancora meglio. Mister, per Trudi, problema muscolare o no? No, Drudi, brutto trauma cranico, adesso è in osservazione, ha chiesto il cambio, non ricorda un momento confusionale, non ricorda neanche il risultato della partita, per cui è stato consigliabile sostituirla. Mister, su Drudi, io credo che oggi, chiaramente la prima partita non è una certezza, però oggettivamente la qualità di De Risio oggi si è vista. Le chiedo se ho visto anche lei arrabbiarsi spesso con alcune scelte di Gamboa, dettate forse dalla frenesia, alcuni errori sugli appoggi, però le chiedo se la coppia De Risio-Poppetti possa essere un'arma in più per la verticalità che chiede, perché oggi siamo andati molto più in verticale rispetto alle altre volte. Ho detto prima, Giambò pure lui ha fatto una buona gara, anche se deve acquisire continuità, anche lui è un ragazzo giovane. Tenete presente che tanti di questi ragazzi veramente cominciano a fare qualche partita con continuità, non è che hanno grandi esperienze, quindi devono aumentare lo spessore mentale, che significa poi avere continuità di rendimento. Ma ha fatto una buona gara, non è che ci sono solo De Risio e Pompetti, anche Mimuscià è entrato molto bene.
e quindi no, avremo bisogno di tutti, per poi fra un po' si giocherà ogni tre giorni, quindi